Allora Sara, oggi cosa stai pensando? Alla frase che si grida nascondino, Tana liberi tutti, perché mi sembra che si stia un po' giocando a nascondino in questo periodo. Cioè siamo liberi tutti di fare quello che ci pare, purché non pretendiamo niente dal sistema Stato. Non è che mi sono fissata sulle partite IVA, è che sono proprio loro che attirano la mia attenzione. Infatti ho controllato, giusto per capire, nel 2012 erano oltre 3 milioni e hanno versato presumibilmente i contributi all'INPS come tutti. Ma se una partita IVA si ammala, che cosa succede? Succede che continua a versare i contributi all'INPS e poi si rivolge all'albo. E se non ha nessun albo? Succede che va sul sito dell'INPS e spera di rientrare nella casistica cavillosa dei fortunati a cui è concesso almeno di sospendere il pagamento dei contributi minimi per un minimo di tempo. Eh sì, perché magari ha sbagliato il giorno o l'anno in cui aprire la partita, la sua attività, oppure può capitare che l'anno prima tu, lavoratore autonomo, hai guadagnato di più ed eri pure contento e non sapevi che così avresti rinunciato al diritto di avere un minimo di protezione sociale. E se la tua malattia è grave e lunga? Te la tieni oppure ti fai furbo e guarisci, ma mi raccomando, continua a versare i contributi minimi all'INPS. Insomma, partite IVA, come minimo qui c'è bisogno, come direbbe il nostro Renzi, della svolta buona anche per voi, e nel frattempo non ci resta che scacciare la tristezza.